Ragazzi, bentornati e bentornati sul mio canale, io sono Magnus. Siamo sempre qui su Remnant 2, abbiamo trovato le tre chiavi. Naturalmente come sempre vi invito come sempre su un bel commento, un bel mi piace, le tre chiavi per entrare nella torre del nucleo e chissà cosa ci troveremo dentro. Non è stato semplice, però l'abbiamo trovato. Ho messo una nuova mod, sembra molto molto interessante. Qua all'altra parte dico farà schifo come al solito, aspettate un momento. Facciamo gli acquisti inutili e ci dimentichiamo. Se ci ha portato bene il tè verde, quindi ce lo prendiamo. Un po' di tè verde. Entriamo. Quei drago, vi dico la verità, ma non si potenziano, cioè, nel senso. Ah, ma aspettavo. Bene, sei qui. Procedi verso l'ascensore. Una volta disattivato il nucleo, potrò ottenere l'accesso a Neruda e salvarlo. Sì, vabbè, ma ci mette 3 ore per arrivare. Per millenni i Trisir hanno cercato di rispondere a una semplice domanda. La domanda è: siamo soli? Neruda è stato costruito per rispondere a questa domanda e io sono stato incaricato di occuparmi di Neruda. Talrata guidò Neruda attraverso le correnti dello spazio e del tempo, verso l'origine dell'energia in tutte le sue forme, verso Alepsis Taura. Ci fate combattere senza. Vediamo di non cadere in attacco, che poi sono cavolo in una maniera impossibile. Ma Mirka, hai preso un'altra strada tu. Vabbè. Visto il tempo di segnare il checkpoint, poi ce ne andiamo, tanto secondo me qui dovremo affrontare Ti qualcosa. trovi nel nucleo. Per disattivarlo devi utilizzare la console. Una volta fatto, potrò ottenere l'accesso a Nerud e salvarlo. Ok. E forse qua. Stavo già preoccupando. Sembra una squadra, che è? Siamo amici. Sta cazzo. Mi si mette male. Ma io non capisco. Tanto siamo arrivati. No, a un quarto. Diamo un favore. Cane attento, cane attento. Proprio via le sento però. E vai. Grazie, sto qua. Maledizione.
Preso, guarda, non lo prende, guarda, non lo prende. Via via. Ok. Ottimo, ottimo, non ci facciamo fregare. Sei inviato e vai. Qualcosa lì è andato. Sembra che gli effetti di Alexis Taura siano stati avvertiti per la nave. Tuttavia hai avuto successo e ora ho ottenuto l'accesso al nucleo. Io e tutti i Trisir siamo in debito con te. Non sei servito a niente in questa missione, te lo voglio dire, Amilcare, eh? Ti sei comportato veramente malissimo in questa missione. Non hai fatto una mazza. Sei morto, cioè ti ho dovuto pure curare io. Cioè, il piano è il migliore amico dell'uomo, ma sei stato un... Ti sei suicidato, hai fatto... Ti dovevi suicidare in questo episodio, secondo me, Amilcare. Sei stato veramente disumano. Mamma mia, ah, abbiamo fatto tutta abilità, aspettate, che mo lo spendiamo pure. Non penso che labirinto, santuario, sì, andiamo lì e andiamo direttamente. Poi ci spendiamo il punto abilità e a questo punto incomincio un pochettino a vacillare su dove posizionarlo, visto che comunque penso che... Vabbè, questa che roba è, frammento, vabbè. Allora, c'è vigore, salute, però. Non vorrei fare sempre tutto salute, però. Resistenza secondo me è uno dei fattori che più utilizzo io. Quindi metto resistenza, vabbè. Allora, momento, che dobbiamo fare? Ma passa là. Ora che tu devi portare i seguenti al cusaggia. Dobbiamo ritornare un'altra volta da... Allora metticelo sto cazzo di obiettivo che dice che dobbiamo andare là. Mamma mia, mi sei sprecato certe volte. Ci manca adesso l'aveva messo. Sono io, Anomalia. Hai agito bene. La fiducia di Clementine è ben riposta. Due volte il sistema è stato infettato. La soluzione è stata contenere la corruzione, con il solo scopo di indagare ancora. Ma è marcita, oltrepassando la mia visuale e corrompendo il mondo. Nonostante ciò, avrebbe potuto essere limitato se il distruttore non avesse eliminato il guardiano. Il labirinto perse la sua protezione e le mie risorse si ridussero. Con il distruttore a fare da canale, la corruzione riuscì a diffondersi dal nucleo fino ai numerevoli regni. Io depurai il labirinto. Io eliminai regno dopo regno per arrestare la potenza. Tutti gli sforzi fallirono. Il sistema era irreparabile. Lo capii troppo tardi. Ora una soluzione è stata rivelata, ma non a me.
a una anomalia. Forse era questo il progetto iniziale, un piano alternativo, nel caso fossi stato corrotto. L'indice. L'indice? E questo in che modo ci aiuta esattamente? Con l'indice emergono due nuove probabilità. Oh, va bene, no? Beh, la prima probabilità è che i Root vincano, quindi sì. La corruzione è ovunque, ma proviene da una sola fonte, da un solo regno. Il labirinto contiene ogni porta e infinite possibilità, ma la corruzione si diffuse e la porta del regno si chiuse, persino per me. Ma grazie all'indice posso sovvertire le loro difese. Da cui è possibile evitare la corruzione. Giusto? Ogni singolo root. Stavolta. Che facciamo? Andiamo? Forza. Anello della compulsione. Questo non è stato molto forte come boss, ce l'abbiamo... sarò morto 5-6 volte. Veramente moriamo molto di più. Allora, non c'è bisogno, penso, di ritornare alla World, eh. Penso sia assurdo. Terra dei Root, tu sei qui. Ok. Capito a chi cosa dobbiamo attaccare comunque. Madonna santa, mica sono quelli che penso io, no, eh. Sembra la terra, ma in condizioni peggiori in qualche modo. Continuo sempre a pensare che hanno creato delle ambientazioni spettacolari, eh. Vi dico poi la verità, si sono superate delle ambientazioni, ma non tanto a livello grafico, parlo proprio di immaginazione. Secondo me sono stati bravissimi. Oh, eccoli che arrivano. Fortino, sbaglio? Sì. Tieni che dà una mano, aspetta. Basta. Altre brutte notizie. Madonna santa. Questi mezzi sono forti, eh. Ma perché è caricato? Sono andato a destra, eh. Non so se ho fatto bene, però... Vogliamo cambiare questo? È morto, vero? Sì. Oddio, aspettiamo che se ne va. Quanti proiettili ho consumato? Un miliardo. Meno male che è finita. Oh, merda!
che ci sia già un checkpoint qua. Vabbè, comunque è importante farlo. Allora, voglio vedere un attimo sulla mappa come siamo ah no. Vai. Allora, un momento, vi capisco un attimo se ci conviene utilizzare le mod che sto utilizzando. Sparano petti altamente, ok, questa cosa è spara una punta di trapano che perfora i nemici a contatto infliggendo danno. Secondo me è meglio qui. Questa non l'ho vista ancora. Spara una spirale di missili. Proviamo questa, dai. Sento dei rumorini, eh. Già. Qua che c'è? Ah, non lo fai via. Dai. Che cos'è? Che cos'è? Ah, un grande punto abilità, grande, ti voglio bene. Allora, recupero abilità. Vai. Il discorso che vi facevo io. Perché bisogna girare, perché bisogna fare. Quanto non penso che la prima volta che giocate a un gioco del genere, quindi. Sicuramente conoscendo sarete esperti di me. Qua. Allora, prima di entrare là dentro. Allora. Merda. Ottimo che non lo arrivo qua, eh. Cosa si mettono in mano? Ottimo, ottimo. Ottimo, eh. Sarebbe ok. Ok, questa potrebbe essere una buona soluzione, eh. Il fatto di buttarmi qua dentro, eh. Ecco appunto. Arrivano. Andiamo? Ottimo. Vai, vai, vai. Ottimo. Fregato, fregato. Non lo vedo, non lo vedo. Vai. Ottima tecnica per girare. Dove stai? Occhio, ce ne sta ancora un altro.
Andiamo? No, 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 no. Ok, è andato, grande. È stata tosta. Ma è stata una scelta molto, molto intelligente. Ho beccato un'altra cosa, penso. Borsa è piena. E chi se ne frega che è piena, eh? Siamo stati molto intelligenti. Allora, vediamo se c'è qualcosa che abbiamo beccato qua. Questa cos'era? Equipaggio. No, scusate della mod. Vabbè, vediamo se la riesco a prendere. Anello del mietitore. Questa scelta è molto buona, la scrivata perfetta molto buona, riduce la scelta di guarigione, le scrivate perfette buone 15% molto buona, quando riceve effetti curativi e fino a piace. Potrei sostituire questa se fosse. Aumenta 0 di danno in mischia per ogni punto di. Ah vabbè. Poi devo andare in fondo di qua. Qua sì, ok. Checkpoint. Cioè, dobbiamo migliorare qualcosa, vabbè, controlliamo un po', dai. Ma è un'ambientazione bella, però strana. Vabbè. Penso dobbiamo andare. Dobbiamo entrare qua dentro, continuo a sentire queste robine per terra che. Un po' di. Porca miseria. La Mirka sta vedendo giù tutto, eh. Questa parte ricorda un po' molto il primo, eh. Efficace nella guarigione. Zitto che forse questa potrebbe essere una cosa abbastanza buona, perché salute più 3 efficace la guarigione, che obiettivamente la guarigione è veramente molto scarsa, eh. Sì, ok, ne abbiamo 6. Va bene, fatti su. Scusami amica, ma penso che il fuoco amico non valga, eh. Io se tu ti metti nella mischia io sparo. Se tu stai davanti non è tanto colpa mia. Sì. Quindi che dire? Oh, eccoli che arrivano. Che dirti? Parti da parte, che è meglio. Perché effettivamente. Un po' di. Di paura che ci fottono ce l'ho, eh. Ok, ci siamo. Quindi è spostati, finita. Amica, spostati. Perché sennò schiattiamo, eh. Quest'arma è fantastica, cioè perlomeno. Io dico spesso di armi fantastiche che utilizzo, eh. Però il problema è che. Ci vogliono 3/4 d'ora per caricarla. Veramente 3/4 d'ora, eh. Mezz'ora, 20 minuti. Spesso e volentieri schiatti perché. Arrivano.
Bravo Michele. Ti stai un po' riprendendo, dai. Comincia a vedere un po' più aggressivo rispetto a prima. Che basta per ora, che eri un po' meno presente. Penso che dobbiamo scendere, momento che non vorrei che c'è qualche cassa. No, secondo me è meglio non buttarsi da qua, eh? Anche perché là c'è, no, penso che là sia dove stavamo prima, c'è anche il checkpoint lì. Penso sia di qua. La strada verso il root. Altro checkpoint. Prima ci fa fare cose impossibili e poi... Ma secondo me siamo diretti verso qualcosa di... Di finale. Aia. Chissà cos'è. E che cos'è? La morte, secondo me. Questo lo dobbiamo abbattere. Tu muore. Grazie. Presa in pieno, non avevo capito che mi facessi questo, di gravità. È buon favore. Ok, ci siamo. Bastardo. Sempre, comunque la schivata è sempre gradito, eh? Ma dove stai? Non ho capito come sono morto. Ah, incominciamo ad andare un po' in difficoltà, eh. Eccoci. Andiamo? No, 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 no. Dove stai? Veloce, veloce, veloce. Tu sapevi. Dovrebbe essere così andata. Vada, comodo. Mo devi caricare.
potrebbe sapere cosa farne. Abbiamo sempre un tempismo. Porca miseria! Di uno di quelli che fanno sempre paura, eh. Un tempismo. La borsa è piena. La borsa è piena. Un tempismo sempre spaventoso, ragazzi. Spaventoso. Comunque, non so chi ho recuperato, però abbiamo un punto abilità. Robustezza, salute delle evocazioni, maneggevolezza, riduce la dispersione e il rincuro delle armi. Babbo, dai, uno ce lo pigliamo. Dove va? Ah, di qua. No. Sì, di qua per forza dobbiamo andare. Vieni a Milcare, andiamo. Forse dovevo fare il checkpoint, eh? No. Viene un dubbio a sto punto. Ah, c'è anche qua il checkpoint, dai. Meno male, meno male. Di qua. Yeah. Ops. Americani, secondo me siamo fottuti, eh. Ah, merda. Bello questo, eh. Io ti chiedo scusa, ma purtroppo devo... Siete tutti ammassati, io a qualcuno devo sparare. Si mettono male. Cavolo, è finita davvero. Io a qualcuno devo sparare, quindi... Meglio che ti schia... Che cazzo? Madonna. Ma quello lo vedo un po' forte qua sopra, eh. Ok. Aspetta un attimo. Fregato. È andato, è andato. È quasi andato, Alistair, è quasi andato. Vediamo di non sfigurare, Alistair. Ok, è andato. Nascondersi è servito. No. Che? Andiamo? Almeno è finita. Soprattutto almeno l'abbiamo battuto. Tipo di vecchi restano sempre le grandi, eh. Riusciamo sempre a fare un sacco di cose con i polipetti. Questi tentacoli danno un fastidio tremendo, secondo me. Che c'è? Dai, Oddio, il problema è tornare indietro, eh. Basta. Per ora. Non ho neanche capito se era la fine oppure no.
Porca di quella miseria. Grazie. La mitica deve cerca di esistere. È andato? Ah, Luca mica che sta girando alla grande, eh. Sì, noi carichiamo, lui ammazza tutti. Bravo ragazzi, bravo. Cioè quello era fortissimo. Era fortissimo quello. È finita davvero. Che c'è qua dentro? Un punto abilità? Non male. Cuore decomposto. Davvero niente male. Cuore decomposto, non è male quello decomposto. Allora, all'utilizzo fa sì che le prossime tre istanze di danno nemico subito aprono una canata di rigenerazione salute nell'arco di 3 secondi, 2 30 secondi. Facciamo così, io lo metto. Ci mettiamo a dei frammenti nuovi perché sinceramente non voglio. Lo troviamo, dai, poi eventualmente dovesse far schifo lo tolgo. Questa volta entrare in un'insenatura. Cosa può comportare? Aia. Allora. Riusciamo a farlo nel qua, non sarebbe una cattiva idea, però. Mi si mette male. Via, via, via. Ok, che è andato, ok, che è andato. Allora, cura non so se è... ha funzionato veramente così tanto. Ma che è? Ma quanto mi schifo sti cosi che si infilzano qua sotto. Vediamo un po', ottimo un attimo, ma qua non ti credo. Ok, è andato? Non si sente male? Uno è andato, eh. Ottimo di qua. Bloccatelo, bloccatelo. Si sta sentendo male, si sta agitando. È andato, è andato. Bravo Ami, bravo. È stata tosta. Solo così possiamo arrivare fino alla fine, te lo dico.
Tanti impegni, siamo fottuti. Se vai così andiamo alla grandissima. Sei tanto migliorato, eh. Non so se perché sei migliorato veramente o perché hai subito la cazziata, allora ti sei un po' dato una regolata. Forse è più questo, secondo me. Sei un po' sentito in colpa. No, c'è il checkpoint. Siamo proprio vicino al checkpoint, ci state. Qua si sale? No. Niente da fare. Vabbè ragazzi, io penso che questa parte la possiamo terminare qui. Secondo me ci iniziamo a preparare verso la battaglia finale. Non lo so. Ci vediamo al prossimo video. Bye.